Mancano pochi giorni alla festa della donna e se per il mondo del marketing e del commercio è un po' un pretesto per incrementare il paniere dei regali al femminile in rosa, per alcuni servizi del nostro territorio nel Levante Ligure è anche un'occasione preziosa che però si spalma su tutto l'anno per affrontare temi importanti come il rispetto della donna, la tutela contro le violenze, le discriminazioni e le ingiustizie. A Chiavari c'è Telefono Donna e siamo in compagnia della presidente Giannina Delia Pisarda. Benvenuta. In cosa consiste questo servizio? Cosa offrite? A chi vi rivolgete? Bene, sì, ci rivolgiamo alle donne che hanno vissuto o vivono situazioni di violenza, appunto ci occupiamo di violenza di genere. La nostra associazione è un'associazione senza scopo di lucro e facciamo parte, diciamo, della rete regionale antiviolenza. Siamo, diciamo, un centro antiviolenza che si occupa appunto di tutto il Tiguglio, quindi dei distretti 14, 15, 16, che vanno quindi da Rapallo, sociosanitari distretti, quindi che vanno da Rapallo fino a Moneglia e l'entroterra, che è un territorio, come lei ben sa, molto difficile con questi paesini montuosi, e diciamo che fa afferente alla conferenza dei sindaci e dell'ASL 4 Chiavarese, che è il comune capofila. Il servizio che offriamo è diciamo uno spazio dedicato appunto alla donna che subisce violenza di genere, che è ad oggi considerata la violazione dei diritti umani, cioè una delle violazioni dei diritti umani più vergognosa, e quindi diciamo è importante. Voi offrite assistenza innanzitutto, sì, offriamo, immediata a chi vi chiama, esatto, psicologica, legale? Offriamo assistenza, ascolto telefonico, ci occupiamo appunto della violenza di genere che si nelle sue varie forme di declinazione, quindi violenza fisica, psicologica, sessuale, diciamo spirituale, economica, ma trattamenti e anche stalking. Noi offriamo un ascolto telefonico con delle operatrici opportunatamente specificatamente formate che si occupano appunto di prendere la richiesta della donna, di quello che sono le esigenze, e appunto da quando operiamo dal 2009 e sempre più abbiamo approntato e come si dice, via via raffinato e specificato proprio un protocollo di rete, per cui lavoriamo anche in rete. Sette anni di attività, che cosa avete registrato? Un incremento, una maggiore coscienza, una maggiore volontà di denuncia? Diciamo che sì, c'è una maggiore volontà di denuncia sicuramente, e quello che è, però c'è anche una... diciamo anche abbastanza paura, perché purtroppo con i fatti che succedono, i femminicidi, appunto, bisogna anche, per quello è anche molto importante al nostro centro, riusciamo a valutare, diciamo, oltre alla consulenza, diciamo al colloquio telefonico e al colloquio di accoglienza, valutiamo anche il rischio che la donna corre e la consapevolezza che ha della situazione che vive. Anche perché ormai è un dato assodato, la stragrande maggioranza di questi episodi si verificano tra la stretta cerchia familiare, gli affetti, esatto, più vicini, quindi quelli il nucleo che dovrebbe essere, diciamo appunto, infatti è proprio il nucleo dove uno pensa di essere a casa, di protezione, quindi il partner o appunto genitori, quindi diciamo è molto specifico come un servizio sicuramente molto, esatto, utile, quindi sul territorio, per insomma avvicinare poi davvero un po' tutta, esatto, la società, quello che è un problema infatti, emergente. Infatti, un problema che tra l'altro non è, cioè appunto qui nel centro antiviolenza del Telefono Donna, la donna può proprio, diciamo, capire che non è sola, che la sua situazione è una situazione appunto dettata dalla violenza di genere, che è appunto per il genere femminile, che quindi assume uno status diciamo politico e sociale, quindi la donna si riconosce e i sentimenti che vive riesce appunto con il supporto individuale, con il supporto di gruppo, che è fondamentale per riuscire proprio a creare un percorso per uscire per la anche donna, da questo angolo di buio, esatto, in cui ci si rifugia, esatto, e diciamo che l'ascolto è il primo passo. Per concludere, quindi il numero di telefono del servizio e gli orari in cui è attivo. Allora, il numero di telefono del servizio è 0185 30 99 12 e lo sportello è aperto in reperibilità il lunedì e il giovedì dalle 13 alle 19 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 15. Grazie. Prego.